Ciao a tutti ragazzi, come sapete sono un filino impegnata con il trasloco, quindi vi beccate un video tappabuchi di quelli assaggiamo, che registro one shot e che sto veramente pochissimo a montare e oggi assaggiamo una novità della Kinder, ovvero i biscotti Kinderini. Qui li vedete appunto. Vedete appunto un'anteprima di quello che troveremo all'interno. Vi faccio vedere da vicino la confezione, appunto con queste simpatiche faccette. E sul retro ne troviamo altre con tante espressioni divertenti. Appunto, vedremo cosa ci capiterà come primo assaggio. Vi lascio anche i valori nutrizionali e quelli che sono gli ingredienti. Così, nel caso in cui seguiate regimi alimentari particolari o abbiate allergie o intolleranze, potete comunque controllarli, stoppando semplicemente il video. Detto questo, io non vedo l'ora di aprire e assaggiare, quindi direi di procedere. Forbici dalla punta arrotondata per questo, unboxing. Il profumo promette bene. Ed ecco qua il primo, ve lo faccio vedere da vicino con questo smile. Sono particolari perché appunto hanno un biscotto normale sopra e al cacao sotto, con la parte di cacao sotto, e sulla faccia hanno appunto degli inserti, sugli occhi e in questo caso sulla lingua, degli inserti in cioccolato, quello Kinder famoso, quello appunto classico Kinder degli ovetti. Assaggiamo. Con il biscotto decapitato vi devo dire che non gli davo un centesimo, invece sono belli croccantini e anche molto molto buoni. Per cui se vi piace la cioccolata Kinder degli ovetti e volete fare un tuffo nella vostra infanzia, vi consiglio assolutamente di assaggiare i Kinderini. Io li proverò anche domani mattina nel latte, ma vi risparmio la clip perché appunto al turno la mattina e la clip sarebbe alle 4:30, dove la mia faccia non è esattamente presentabile. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile. Se lo è stato, potete lasciare un like. Se li avete provati e magari non siete d'accordo con me, lasciate un commento qua sotto. Sempre qua sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, sperando di non essere in questo studio, ma magari all'esterno o nello studio nuovo. E come al solito vi dico, have a nice life! E mi mangio l'ultimo pezzo di Kinderino.